Salve gente, benvenuti, nuovo video, ma anche nuova serie quest'oggi. Sì, era da tanto che volevo fare una nuova serie e anche in particolare questo mondo che andremo a provare. E oggi sì, mi sono deciso, infatti, eccoci qui. Quindi sì, attenzione, perché se vedo che ci saranno tanti like e vedo che piace questa serie, ovviamente sì, continueremo fino alla fine. Non vi voglio dire troppe cose, le scopriremo comunque insieme. Io comunque sì, non so tantissimo. So cosa dovrebbe esserci, ma non so cosa troveremo di preciso. Quindi direi che potrei parlarne un pochino di più magari entrando nel mondo ora. E direi sì che siamo appena entrati nel mondo, e infatti si sta ancora un po' generando, come vedete, non male, eccoci qui. Ah sì, giusto, c'è anche la chest bonus, quindi si inizia abbastanza bene. Che vi posso dire questo mondo? Sì, dovrebbero esserci ovviamente delle entità, o meglio anche una possibile dinastia di entità. E quello che dovremmo fare è tentare, ecco, di entrare nella loro dinastia, collaborare con loro, o comunque, ecco, scoprire di più. L'obiettivo è appunto scoprire di più e entrare in quindi questa nuova avventura. Come vedete si spawna abbastanza bello, voglio dire, siamo in una sorta di pianura con una foresta e c'è anche ovviamente un villaggio che adesso ovviamente andremo ad analizzare, anche perché siccome ogni volta, a ogni inizio serie, inizio mondo, voglio dire, siamo dei semplicissimi giocatori, come vedete non abbiamo nulla, dobbiamo farci praticamente tutto a zero, sia le cose di base, quindi ecco un'ascia, un piccone, cose di questo tipo, ma anche magari qualcosa di più forte, qualche potere, qualche arma interessante. Se dovremo, ecco, unirci a qualcuno, mi auguro di trovare, di riuscire a fare qualcosa del genere, ovviamente. Quindi sì, mi raccomando, vi ricordo il like per questa serie, commentate, ditemi cosa ne pensate, se avete qualche idea, qualcosa del genere. Non temete, per le altre serie ci saranno sempre. Comunque sì, dai, diamo un'occhiata al villaggio, direi che è un ottimo inizio. Possiamo anche già controllare anche in lontananza, perché abbiamo la render parecchio alta. Però dai, diamo un'occhiata al villaggio, vediamo se è qualcosa di strano. Poi, ovviamente, valuteremo, ecco, cosa fare qui. Villaggio comunque l'apparenza tutto normale, ma sì, come sempre quando entriamo in un mondo siamo praticamente all'inizio. Magari sta già accadendo qualcosa, ma non sappiamo dove. Potrebbe esserci già magari, oddio, uno scontro tra entità, potrebbe essere qualcosa di malvagio che si sta risvegliando, ma non sappiamo ovviamente dove, noi siamo appena arrivati. Possiamo iniziare comunque controllando qualche chest, potremmo anche salvarci il punto di spawn quasi quasi qui, visto che un villaggio sembra abbastanza tranquillo, voglio dire, facciamo questa cosa. E intanto però sì, diamo un'occhiata in giro, vediamo se è qualcosa di interessante, magari qualche chest, qualcosa, anche se ora come ora non mi sembra di vedere molte cose interessanti, eh. Controlliamo anche quest'altra casa, se sono altre case di qua, poi magari se non troviamo niente, magari se non troviamo proprio niente durante la notte, potremo rimanere da queste parti. Però, quasi quasi, un'occhiatina in giro la potremmo dare, eh? Magari sì, non è detto che allo spawn accada qualcosa, purtroppo. Anzi, spesso non è così. E infatti sì, qua finisce il villaggio e non mi sembra di vedere molte altre cose interessanti. Controlliamo di qua allora, vediamo se qualcosa... Sì, infatti di qua c'era semplicemente la palude, però andando avanti in lontananza non vedo niente di interessante. Là c'è un altro bioma, sembrerebbe. Vediamo un attimo all'orizzonte, un'ape c'è anche. Sì, siamo comunque con una versione parecchio nuova di Minecraft, ecco. Non so nemmeno in realtà a che versione siamo arrivati ora, però siamo con una versione molto recente, ecco. Ah, e là in fondo comunque sì, mi sa che c'è la... come si chiama? La giungla, sembrerebbe. Quanto manca la notte? Ok, non manca moltissimo. Sì, facciamo in tempo a dare un'occhiata anche da quella parte, così quasi. Sì, devo dire che quella giungla sembra parecchio grande. Ma siamo sicuri che sia una giungla? Adesso, visto che siamo una versione parecchio recente, magari un altro bioma, quello che nemmeno conosco. Però... Oh mio Dio, sembra... Non essere una giungla, non è una giungla quella. È un altro bioma, sembrerebbe. Vediamo un attimo. Sì, sì, è un altro bioma quello, ma è normale? Perché siamo in un mondo strano, vi ricordo questo. Quindi non so se quel bioma è effettivamente normale. Oh mio Dio, no, non può essere normale. Non può assolutamente essere normale un bioma del genere.
Guardate che oscuro. Non si vede nulla là in mezzo. Ok. Abbiamo trovato qualcosa di interessante, eh? Non sarebbe una cattiva idea controllare da quelle parti. Potremmo sicuramente trovare qualcosa là. Ma per forza. Altrimenti dove possiamo mai trovare qualcosa? Il problema è che sì, non manca moltissimo la notte. Potremmo magari trascorrere la prima notte nel villaggio, così ci organizziamo le prime cose, magari ci facciamo un po' di equipaggiamento. E ecco, così avremo anche magari la primissima casa. E all'alba partiremo, così andremo di giorno là e... sapete, è un po' più sicuro andare in giro di giorno. Di notte è più probabile che accadano cose brutte, soprattutto nell'Overworld. Quindi sì, diamoci una mossa. Qua c'è anche una... no, sembrava essere una grotta, ma in realtà... è una piccolissima grotta, abbastanza inutile. Carbone non so se prenderlo, sinceramente. Ho sentito anche un ragno, mi sa. Però cambia poco, dai, andiamo di qua. Sì, mangiamoci il pane. Le mele, direi che è meglio tenerle. Se, ecco, se dovessimo trovare dell'oro, potremmo farci le mele, quelle un pochino più forti, che possono sempre tornare utili. Sì, qui purtroppo nel villaggio nulla di particolare, nulla di particolare, tutto ultra tranquillo. Ci sono dei villager qui, nulla di particolare, come dicevo. E niente, potremmo prendersi questa casa come casa principale, visto che è anche a due piani e avremo anche più spazio. Quindi sì, spostiamo il nostro spawn a qui, ovviamente, ecco. E direi che così può andare. Ho preso anche un po' di cobblestone. Purtroppo da qui in realtà non si vede molto bene il tramonto, che dovrebbe essere di qui. Eh sì, non manca molto il tramonto, facciamo attenzione, Gattoletta fatta, sì, la fornace in realtà non aveva nemmeno risorse da cucinare o da fondere, quindi in realtà non ce ne facciamo molto. Facciamo semplicemente un po' di attrezzatura di base, come facciamo sempre, con un'ascia, magari un piccone e anche una spada, anche se, vabbè, con la spada ci difendiamo da zombie, cose di questo tipo, anche se temo che in questo mondo non ci siano semplicemente gli zombie, giusto? E comunque ora il sole sta tramontando. Controlliamo quasi quasi la luna. Non si sa mai, non si sa mai, meglio controllarla. Qui comunque nel villaggio, come vedete, è tutto tranquillo. Porta aperta qua, non so se l'ho lasciata aperta io, Però guardate, sì, è il tramonto. Tutto tranquillo qui. Vediamo la luna se c'è. E tra l'altro c'è anche la luna e sembrerebbe essere normale. Ok, a questo punto direi di tornare nella nostra casa e di attendere un attimino in modo tale da poter dormire e poi all'alba andremo là. Penso che sia la cosa più saggia da fare, Anche perché potrebbero già spawnare dei mostri. Anche se, come sapete, in questi mondi potrebbero anche in realtà non spawnare i mostri. Come sta accadendo adesso, infatti. Ok. Andiamo alla casetta, Anche perché restare all'aperto non è la cosa più sicura da fare, Ok. Ritorniamo qui. Ah, c'è anche un villager, credo. Sì, esatto. Ok, che dite? Meglio dormire ora? Che cavolo? Aspettate un attimo. C'è qualcosa là? Come non detto, stavo proprio per dormire, ma... c'è qualcosa là, è apparso qualcosa. Che cavolo? Aspettate, aspettate, c'è qualche rumore strano qui. Oh mio Dio, è una cosa, un totem, cos'è? Cosa cavolo è? È un portale? Cavolo, no, aspettate, aspettate. Nascondiamoci un attimo qui. Questo sembra essere un portale, maledizione. Ok. A quanto pare già in questo villaggio c'è qualcosa di strano e non solo da in fondo. Oh, attenzione. Effetto strano anche. Oh cavolo, c'è qualcuno. E non solo. Oh mio Dio. Che cavolo sono quelli? Oh mio Dio, ok, quello so chi è. Sono degli stregoni quelli. Dei maghi stregoni. Quello dove... di per certo. Oh mio Dio. Non facciamoci vedere. Ci sono quindi gli stregoni qui, sospettavo.
sospettavo questa cosa. E abbiamo già fatto un avvistamento molto interessante. Fate in fretta, non è un luogo sicuro. Quindi questo Loverworld non è un luogo sicuro? Veramente? Ok. Quello è uno stregone antico, gli altri sono dei semplici stregoni, credo. E stanno controllando la zona. Sì, sono un po' di stregoni qui che stanno vicino al portale, un altro invece è andato avanti. Da solo, da quella parte. Là da qualche parte, avete le particelle? Oh mio Dio. Non facciamoci vedere, Perché non so se sono aggressivi. Prende solo le risorse essenziali. Quindi sono qui per prendere risorse. Che cavolo sta accadendo? Ok, brillano ora. Li ha potenziati, protetti, non lo so. Ok. Quindi sì, i stregoni sono qui. Sono venuti qui tramite quel portale per cercare risorse. Però quel logo là oscuro invece... Forse è da là che arriva qualcosa di pericoloso, eh? Potrebbe essere. Potrebbe proprio essere così. E sono qui per prendere risorse. Ok. Non vorrei che entrassero in questa casa, sinceramente. Mi attira a cambiare abitazione. Finché sono tutti quanti lì e non ci guardano. Potrebbe essere un'idea. Perché se si stanno cercando risorse è probabile che entrino nelle case. Anche se pattugliano principalmente quest'area, tranne quello. Non saprei cosa fare, eh? Facciamo così, se si avvicina qualcuno magari usciamo dal tetto. Anche se in teoria, se non siamo pericolosi, noi non dovrebbero attaccarci. Come sapete, i maghi, i stregoni, di base non sarebbero cattivi. Credo. A questo punto anche spero. Oh mio Dio, uno è... Che cavolo è successo? È stato ammazzato uno. Tornate qui. C'è qualcuno di cattivo, eh? C'è qualcuno di cattivo. E da quella parte però non l'hanno notato. Non l'hanno notato. C'è qualcuno invisibile di sicuro da quella parte. C'è qualcuno di cattivo quindi qui, eh? Ha anche appena riaperto il varco. Forse vuole farli scappare. Forse vuole scappare, Guardate, sì, entrate nel varco. A breve lo chiuderò, c'è qualcuno qui. Oh mio Dio. Cavolo, potremmo andare anche noi. Cioè, questo luogo non è sicuro. E loro forse sono buoni. Potremmo provare ad entrare anche noi. Ok, loro sono entrati, mi sa. Se loro sono buoni effettivamente là dentro saremo al sicuro, però cioè, ci vedranno un po' come un estraneo e non so cosa fanno. Non è il massimo questo, eh? Ok. Però ci sono alternative? Non credo. Fatti vedere. Entriamo, forza. Ok, ci siamo. Dove cavolo? Oh mio Dio, siamo apparsi qui. Che cavolo di posto è questo? Oh mio Dio. Nascondiamoci. Perché siamo proprio nella loro casa, mi sa. Oh mio Dio, che cavolo è? C'è una sorta di bracciale, cosa cavolo? Forse non dovevo prenderlo. Oh mio Dio. Che cavolo di posto è questo? Forse è la loro terra. Potrebbe essere la loro terra questa. Aspettate, si è attivato... Oh mio Dio, ci dà invisibilità! Sì? Ci dà invisibilità! Questo bracciale ci dà invisibilità! Usiamolo di nuovo. Oh mio Dio. Oh, oh, oh. È un loro villaggio questo, in qualche terra strana. Attenzione perché l'invisibilità dura poco, eh?
Però possiamo usarla spesso quanto vogliamo. Guardate qui. No, 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 no. Ok. Questa cosa non mi piace, eh. Dovremmo provare a parlare con loro. Però, cavolo, se sono aggressivi e ci attaccano. Anche perché siamo entrati qui nella loro terra, sembrerebbe. Qua c'è un altro, mi sa, guarda le particelle. Esattamente. Nascondiamoci in quella casa che sembrerebbe essere disabitata. Ok. Forse questa casa è di quello che ha fatto una brutta fine? Potrebbe essere. Oh mio Dio. Ok, direi di concludere qua questo primo episodio. Che cosa dobbiamo fare ora? Ditemelo nei commenti. E vi ricordo anche il like se vi è piaciuto questo video, se ne volete altri, ovviamente. Detto questo, alla prossima. Ciao.